c'ha un appuntamento. E non ci può andare quando finisce il turno? No, perché questo è un omicidio. Continua così e diventano due. Tira una brutta aria tra i nostri piccioncini. La tizi mi ha buttato fuori di casa. Non è che mi potete ospitare un paio di sere. Per prima cosa, levate le scarpe. Le scarpe! Ecco, poi, un'altra cosa fondamentale, il la wifi. La porta! Certo l'ha presa bene, eh? Forse non lo sa, ma noi siamo finiti in un grosso guaio. Ma c'è la down. È tutto così perfetto, non so che dire. Secondo me la tizia c'è un altro. Qua si rischia di mettere il carro davanti ai buoi, cioè, giusto? Giusto, no, no, davanti ai buoi, dietro il carro. E semmai il famoso pelo che tira, che, ma questo è un'altra storia. E qui invece la vittima, chi è? Ti ho aspettato una vita. Adeloide. Adelaide. Ma allora te non lo vuoi capire, questi sono criminali veri. Aiuto! Per me si tratta di un omicidio. Ragazzi, c'è un morto fresco. E che problema c'è? Vuoi che non ammazzano qualcun altro? A Pineto? Giusto. Fermo! Sono arrivato! Io non c'entro nulla, eh! Oh, mica sparano solo a me, sparano anche a te, cazzo! Ho capito, è una vita di merda. Ah. Lo capisco. Dai, fate un demo! Siamo al funerale. Voi invece dove pensavate di andare? In spiaggia? Disposizioni del defunto. Banda con ottoni e vestiti da... Non risparmiatemi la rima, grazie. Bene.